The New Stories. La tua informazione libera. Una tragica fatalità ha stroncato la vita di Denise, una donna di 60 anni originaria di Trieste, che ieri, giovedì 21 novembre, è morta dopo 12 ore di agonia. La tragedia si è consumata in mattinata, durante una battuta di caccia al fagiano nel Bosco Bazzoni, nelle vicinanze del sincrotrone e a meno di un chilometro da Basovizza, nel Carso Triestino. La donna, che si trovava in compagnia di altri 5 cacciatori, è stata colpita da una fucilata che l'ha ferita gravemente agli arti inferiori, all'addome e al torace. I numerosi pallini, penetrati nelle sue vene, hanno reciso l'arteria femorale, provocando una copiosa emorragia. A intervenire per primi sono stati membri del gruppo di cacciatori, che hanno prestato i primi soccorsi. Successivamente sono giunti sul luogo i sanitari del 118, la polizia locale, il soccorso alpino, la squadra mobile e la polizia scientifica, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara, Denise è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate nel corso della serata e il decesso è avvenuto poco dopo. La triste notizia è stata confermata dal presidente di Federcaccia regionale, Luca Carocci, ex questore di Pordenone, che l'ha ricevuta dal presidente di Federcaccia provinciale di Trieste. Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Trieste, sotto la supervisione del pubblico ministero Ilaria Iozzi, le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. L'arma che ha sparato il colpo letale è stata sequestrata. Si tratterebbe di un fucile appartenente a un uomo di circa 80 anni. Denise Marzi Wildauer, sorella dell'amministratore delegato di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, aveva alle spalle almeno 20 anni di esperienza nella caccia. La sua morte ha sconvolto la comunità locale, che la ricordava per la sua passione per l'attività venatoria. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.